Dopo le incertezze e i dubbi sulla prestazione contro il Potenza, il Marcianise strappa un punto prezioso nel prestigioso Stadio Curi di Perugia. Un 1-1 che non accontenta i grifoni e che manda su tutte le furie il pubblico di casa. Fusi a sorpresa schiera la difesa a 5 con Piscitelli nella doppia veste di terzino ed esterno destro. Sarri propone il solito 4-3-3 con il trio d'attacco composto da Cutolo, Ercolano e Mazzeo. Dalle prime battute si teme che si possa riassistere ad un Lanciano 2. Infatti appena 3 giri di lancette, i biancorossi passano in vantaggio con Mazzeo, che trafigge Fumagalli a pochi passi dalla porta. La reazione del Real stenta ad arrivare e al 15° bellissimo tiro da fuori area di De Giorgio, con il pallone che si spegne al lato. Ma al 23° arriva il provvidenziale pareggio, che capovolge l'andamento della gara. Innocenti ritorna al gol. Per lui è facile metterla dentro dopo un'incursione dell'ottimo Romano sulla destra. Esplode la panchina gialloverde tra i presenti anche il patron Bizzarro. Al 28° discesa di De Giorgio sulla destra. Mette al centro per Mazzeo, ma Filosa in extremis devia in angolo. I campani ci credono e sfruttano la velocità di Piscitelli sulla fascia, che cross in aria e sulla respinta della retroguardia avversaria ci prova di Napoli, da fuori aria, ma la palla è alta sulla traversa. Finisce la prima frazione di gioco con il Real padrone del campo. Sarri nella ripresa prova a raddrizzare la partita inserendo Campanaccio e Mezzaviglia per Gatti e De Giorgio. Al 65° esce Galizia, non al meglio della condizione, ed entra Pozziello. Il Perugia appare remissivo e i casertani riescono a controllare bene la partita. Al 74° ancora Romano che, ignorando i compagni liberi, ci prova dalla distanza, ma la sua conclusione non spaventa Benassi. Si rivedono 120 secondi più tardi padroni di casa con Mazzeo che tira alto sulla traversa. L'attaccante poco dopo viene sostituito fra i fischi del pubblico in disaccordo con l'allenatore. Al suo posto Ferrari. In finale di gara ultimo brivido per la porta difesa da Fumagalli. Ercolano di testa colpisce il palo sul suggerimento di Zoppetti. Marcianise graziato e dopo 5 minuti di recupero Liotti manda tutti sotto la doccia. Applausi per il Real festeggiato dai suoi fedelissimi.